Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare un libro che a me è piaciuto molto, che è questo, Il fratello minore di Andrea Barzini, che è uno strano libro perché è dedicato a Ettore Barzini, fratello di Luigi Barzini Junior, detto Gibò. Di fatto un titolo poteva essere I due fratelli, perché i due fratelli sono i coprotagonisti di questo libro. L'autore è Andrea Barzini, che è qui con noi. E quindi la mia idea sarebbe questa: i temi sono così tanti. Io non conosco la famiglia Barzini così bene, anche perché siete molto complicati, caro Andrea, articolati e complicati, però ho letto molti libri di Luigi Barzini Junior, ne ho parlato spesso con Montanelli, penso mi abbia insegnato anche parecchie cose nel mio mestiere, a distanza, perché non ci siamo mai incontrati, e mi ha colpito, non sapevo dell'esistenza di questo fratello minore Ettore. Quindi io ringrazio Andrea, ringrazio Simona Colalizzi che è qui con noi e vorrei adesso partire. Quindi la prima domanda, che non è una domanda perché la nostra sarà una conversazione, è cercare di capire perché uno si mette a scrivere un libro del genere, quanto è facile, quanto è difficile, quanto tempo ci mette e magari anche darci un piccolo organigramma, lo chiamo così, della famiglia Barzini, sennò la gente che ci ascolta si perde. Ok, allora forse parto dall'organigramma, nel senso che Ettore era il fratello minore di mio padre, Luigi Barzini Junior, figlio di Luigi Barzini Senior, che era il giornalista della Pechino Parigi, più famoso, diciamo. E Ettore era il fratello minore che ha scelto di non fare il giornalista. Loro si erano spostati a New York negli anni 20 e lui ha studiato per fare l'agronomo e ha lavorato come agronomo, prima in California, poi in Giamaica, e poi in Somalia, ed è stato sempre lontano dalla famiglia. Ecco, lontano. Nella mia infanzia e nella mia giovinezza, questo personaggio, che era stato cancellato da mio padre, non ce n'aveva mai parlato, non c'era una fotografia, non c'era una lettera, non c'era qualcosa di suo, era come un mito, no? Il mito dell'antipapà, cioè mio padre era un uomo autorevole, eccetera, eccetera. Sicuro di sé, aveva avuto successo, si muoveva con grande autorità e c'era questo invece, questa specie di eterno adolescente con un'aria ironica, almeno l'unica fotografia che c'era aveva un sorriso ironico e rimase questo mito. Poi io non so perché, lo giuro, 3 anni fa ho detto voglio scrivere un libro su Ettore Barzini. Ed è stato difficilissimo perché non c'era quasi nulla. All'archivio di Stato, dove c'è due cassoni di roba della famiglia Barzini, con tutte le lettere della mamma al figlio, mio padre scriveva a sua madre, non so, una volta a settimana, dovunque stesse, in Cina, piuttosto che. Di Ettore c'erano pochissime lettere e di riferimenti dei familiari a Ettore molto pochi, però tutte quelle lettere preziose per me. E i riferimenti a lui, che poi gli stessi rarissimi riferimenti a lui ho trovato perché lui entrò poi nella Resistenza ed è nei libri dei grandi, dei famosi, dei Poldo Gasparotto, eccetera. Però sempre una riga in cui dicono qualcosa, c'era Ettore che ha detto quella cosa. E quindi da questi tasselli lontani fra uno dall'altro, una lettera in cui confessa le sue difficoltà sessuali alla sorella, ho ricostruito questo personaggio ed è stato ovviamente faticoso. Credo di averci messo parecchio tempo, più di un anno, e concludo dicendo che faccio un omaggio a mio padre e a mio nonno, perché ambedue, quando scrivevano, si massacravano. Si diceva che Barzini aveva di tutte e due, si diceva una lingua fluente, così. Mio padre raccontava di mio nonno che quando lui scriveva un articolo si chiudeva nello studio con le sigarette, tutta la famiglia è purtroppo appassionata, e stava chiuso là dentro col caffè e le sigarette anche 24 ore per scrivere un pezzo che poi sembrava uscito spontaneamente. Concludo. La semplicità è difficile. Tra l'altro, il nonno, io non lo sapevo, per un giornalista appassionato di un autore, di un collega che l'ha preceduto, di un collega importante, questi libri sono anche un'occasione, perché Simona Colarizzi è adesso
chiedo a lei, è una storica, però la tela di Penelope c'è anche con la famiglia Barzini, cioè ragazzi hanno queste costruzioni continue che si fanno e si rifanno. Io ieri ho imparato molte cose da questo libro. Ieri ero al Corriere, alla Fondazione Corriere della Sera, che ci ospita oggi. Ho chiesto proprio di andare a fare un giro, volevo vedere alcune cose di Fernanda Pivano e poi gentilmente mi hanno offerto di vedere i disegni di tuo nonno. Quindi io sono rimasto a bocca aperta, che uno scriva bene è già quasi insopportabile, ma che uno scriva bene e disegni in quel modo io sono rimasto a bocca aperta, me lo sono fatto ripetere due volte che era la stessa persona. Quindi, cara Simona, vivere in una famiglia in cui il talento scorre, io mi auguro che l'Italia abbia abbastanza memoria, anche Orvieto per esempio, per ricordare quante cose sono nate partendo da quella piccola città. Quindi niente, volevo dare un aiuto per chi non conosce bene tutti questi meccanismi, un piccolo inquadramento di questa famiglia complicata. È più facile per te che per Andrea forse. Dunque, sì, è una famiglia complicata, peraltro stai citando il titolo di un libro di Andrea Barzini, che già si era misurato su questa sua straordinaria famiglia. Io mi sono misurata con Signor, cioè con il grande Luigi Barzini, quello della Pechino Parigi, ma soprattutto il grandissimo giornalista del Corriere della Sera, in parte il Corriere della Sera di Albertini deve a Luigi Barzini, al vecchio, diciamo, al senior, deve un grande successo, perché Barzini, i suoi viaggi, i suoi reportage erano qualcosa che aveva appassionato il pubblico di lettori. Il Corriere della Sera arriva a 500, a mezzo milione di copie nel 1914. Una cosa straordinaria, naturalmente. E mi sono appassionata sia scrivendo del Corriere della Sera, ho fatto uno dei volumi del Corriere della Sera, della storia del Corriere, e mi sono appassionata a questo personaggio anche nei suoi aspetti che voi state sottolineando, vale a dire proprio il suo lavoro di giornalista. E se permetti, Beppe, ritorno sull'accenno che tu hai fatto. Barzini Senior disegnava come un dio, era bravissimo, aveva queste, anche io li ho visti ovviamente, questi disegni sono fantastici. Lui inizia il suo lavoro di giornalismo come disegnatore in un piccolissimo giornale. Però andiamo al problema del figlio di Barzini, cioè il terzo figlio, e andiamo ad Andrea Barzini. Quindi sono tre generazioni di intellettuali estremamente complicati, che però vivono un intero arco dell'esistenza della storia d'Italia. Poi sì, ci sono tutti i soggiorni americani che sono ancora più interessanti da studiare, però vivono e quindi sono delle testimonianze storiche. Perché è una famiglia complicata? Beh, intanto è complicato il capostipite. È un giornalista, era la pupilla di Albertini, quindi un liberale, cioè un nazionalista, chiamiamolo così, che poi se ne va negli Stati Uniti, però poi diventa un giornalista che ha il regime critico. E il suo primo figlio nasce dentro questa. Intanto il padre di Andrea è il pupillo di Albertini, nel senso che Albertini è stato il suo padrino. Però anche questo figlio entra nel giornalismo. Io mi complimento con Andrea perché il suo lavoro di scavo, noi storici ci siamo abituati, adoriamo gli archivi, siamo dei top di archivio, e andiamo a cercare le tracce, diceva il mio maestro, diciamo, che dice che noi siamo come degli investigatori veri e
proprio andiamo a cercare. E anche io non ero riuscita a trovare molto, infatti nel libro di Barzini ci sono, Andrea intendo, ci sono alcune accenni di carte che mi aveva molto incuriosito, devo dire mi aveva molto incuriosito perché era il figlio Conte, mentre Luigi Junior è il figlio che ha un rapporto con il padre, che non è un rapporto a mio giudizio conflittuale, però poi Andrea ce lo deve dire meglio, perché sono due giornalisti, tutti e due molto bravi, e che però si stimano profondamente, non c'è una rivalità. E questo veramente è una delle cose che voglio chiedere ad Andrea. Però diciamo l'alter ego del padre di Andrea, cioè di Junior, di Luigi di Barzini Junior, l'alter ego, come l'ha presentato Andrea, è appunto il fratello minore. È uomo molto ombratile. Le poche lettere, appunto quelle le ha viste anche ovviamente Andrea, quelle che scriveva al padre e alla madre nel periodo americano, diceva che era un ragazzo molto chiuso e che i fratelli dovevano aiutarlo a esprimersi. L'alter ego perché? Questa è una domanda ovviamente di cui io ho letto una risposta nel suo libro, però è una domanda che bisogna fare ad Andrea. Perché io ho avuto una sensazione, Andrea, che in questo tuo bellissimo libro, peraltro ovviamente sei un bravissimo narratore, tu ti sia messo un po' a fare i conti con tuo padre tramite tuo figlio. Sì, sì. Sì, è vero, è vero. Cioè, il mio primo problema, rispondo anche a Beppe, dice, è stato difficile o facile scrivere questo libro. Il mio primo problema è stato all'inizio dire, ma se io trovo della roba, perché questo sparisce, Ettore viene arrestato a Milano nel 43, nel dicembre del 43, torturato, mandato a Fossoli e poi a Mauthausen. Delle lettere di Ettore mandate da Fossoli, poi da Mauthausen non è arrivato mai più nulla, ci sono solo due lettere al padre, il che vuol dire che lui, non ne ho trovato lettere a mio padre, solo al nonno, quindi evidentemente mio padre e suo fratello, quando il fratello era a Fossoli in un campo di concentramento, non si scrivevano. E quello io mi ha turbato molto, devo dire, mi ha turbato anche cercare di capire come mai mio padre, appunto, a parte che avesse cancellato il suo nome, eccetera. E quindi per me è stato angoscioso all'inizio dire, se scopro qualcosa di terribile fra questi due persone per cui non si amavano, non si perdonavano, c'è rancore, mio padre ha fatto qualcosa di brutto, e avevo molto problema. E poi per fortuna il quadro generale in cui si è sciolto il mistero di perché fosse cancellato è il quadro dell'Italia tra il 43 e il 45. Ognuno doveva sopravvivere, diciamo. Dovevano sopravvivere, mio padre era in difficoltà anche lui, e non era a Milano, ma erano in difficoltà, la moglie era sotto tiro degli SS, non era... e quindi ognuno ha fatto un po' la sua vita. E poi, come è successo per tutti, una volta finita la guerra, ciascuno ha dimenticato un po' quello che era successo, insomma, ognuno ha voluto continuare a girare pagina, ecco. Però tornando al tema di Ettore, per me, intanto prima di tutto io sono cadetto, e questo vuol dire che sono secondogenito maschio, come Ettore, e quindi non ho ereditato il peso del nome, della professione, che è pesante per chiunque, io lo dico anche nel libro, chiunque ha un nome, anche se da ragazzino ci ridi sopra, però poi in realtà hai un debito perché hai ereditato qualcosa di importante, e poi hai il problema di cosa farne, no? E misurarsi, eccetera. E quindi Ettore era come me, era un secondogenito, e quindi come mi sono subito identificato, devo dire, nella sua, appunto, come diceva Simona, la sua vaghezza, nella sua essere fuori, nello scartare tutti i meccanismi familiari, il successo. Quindi il nonno, ma anche mio padre, parlavano di successo in ogni lettera che scrivevano: devi essere competitivo, devi essere all'altezza, devi farcela, devi farti strada. C'erano questi temi
che se uno magari aveva altro, un altro tipo di ambizioni potevano pesare. Per me è stato bellissimo, devo dire, è stato bello trovare questo personaggio, è una chiave per raccontare 15 anni intensissimi di storia patria attraverso questi personaggi, attraverso il minore, cioè attraverso una persona che non era un protagonista, che non era uno che pensava in generale in grande, pensava, però era un altruista, ha sempre dato, sia quando era in Somalia dava ai suoi uomini, sia quando è stato a Milano che ha aiutato la famiglia, poi purtroppo è finito in un campo di concentramento, però è sempre stata una persona generosa e attenta agli altri e pronta al sacrificio. Ecco, questo tema del sacrificio è completamente estraneo alla famiglia Barzini, perché loro erano comunque persone che pensavano sempre che dovevano catturare, no? Il giornalista è come un archeologo, anche lui è uno che cerca le tracce per restituirle al suo pubblico, ma non ha l'idea del sacrificio, no? Il sacrificio, se dovesse fare come fece mio nonno, 24 ore a cavallo per seguire tutta la battaglia di Mukden e fare i disegnini, che purtroppo non abbiamo più, quello sacrificio lì lo facevano proprio senza problema. Ma il sacrificio di sé per una causa maggiore, come è stato quello che ha fatto Ettore, che poi c'è anche morto, non era nel DNA della famiglia maggiore, era nel DNA solo del figlio minore. E a me mi ha insegnato tantissimo, perché noi siamo una generazione tutto sommato di narcisisti, di egoisti, non abbiamo conosciuto la guerra, non abbiamo dovuto fare sacrifici e purtroppo quelli che ci seguono sono ancora peggio di noi. E questo modello, questo esempio, questa persona così schiva, silenziosa, che però faceva tutte queste cose, mi ha toccato, devo dire, mi ha toccato e gli sono grato e sono grato di aver cercato di restituire questa persona alla vita attraverso la memoria. La memoria, finisco, è sempre vita, perché sono le nostre radici, quindi ci insegna a vivere meglio. La mia domanda per tutti e due è in questo carattere, in questo che era anche avventuroso, perché lui è stato in Somalia, deve essere stato non doveva essere una passeggiata andare in Somalia negli anni 30, e poi è stato prima in California, i primi racconti sono in California, a coltivare frutta e compagnia bella. Questo tipo di scelte sono è anche secondo te, Andrea, e questo lo chiedo anche a Simone, è stato un modo di tirarsi fuori da una competizione familiare, dire io sono un'altra cosa? Certo, occorrerebbe uno psicanalista e non si può fare la psicanalisi a qualcuno che non c'è più, ma mi chiedo quanto fosse natura o predisposizione o carattere, e quanto invece sia stato legato a quest'altra cosa, quella cosa che tu hai detto, Barzini, cioè che il fatto, Andrea, che nella famiglia Barzini l'idea di essere un vincente fosse fondamentale, è un vincente servito da un talento notevolissimo nel padre e nel figlio. Io di tuo padre, ti ripeto, non l'ho mai conosciuto, ma ho tempestato Montanelli di domande su di lui, siccome era anche un po' geloso, perché dicevo, io ho veramente imparato leggendo gli italiani, un antropometro italiano, il libro su Mosca, il libro su New York. Io ho letto quasi tutto veramente di tuo padre, e abbiamo anche condiviso un editor in America che è stato l'editor Europeans, mi ha detto che è stato l'ultimo libro che lui, il primo libro che lui ha fatto da ragazzo come editor è stato The Europeans, e poi prima di chiudere aveva fatto un mio libro che era La bella figura in America, e anche lui poveretto l'ho bombardato di domande. Allora, vivere in una famiglia quando hai un talento così come padre, un talento così come nonno, quest'idea della competizione, del successo, che poi c'è tanto americana, secondo me c'è anche questo aspetto. Lui si è chiamato fuori perché ha detto ok, questo gioco non mi interessa, o in qualche modo secondo te, avendolo studiato a fondo, l'avrebbe fatto comunque, e che quindi sono soltanto due cose accostate e non sono collegate? Una domanda per tutti e due. So che è complicata, però è la domanda che viene leggendo il libro, perché questo Ettore è affascinante.
però spiace anche per lui spesso e volentieri, proprio costantemente. Ti spiace per lui, dici, cacchio, ma... Simona, tu che dici? Dunque, non lo so, penso che il nonno, il padre di Ettore, fosse molto appunto competitivo prima ancora di andare negli Stati Uniti. Poi è chiaro che negli Stati Uniti i suoi figli si sono trovati in una società ancora più competitiva. Però, diciamo, quando io ho fatto il profilo del nonno, ho chiamato è una storia italiana, e nel senso che il nonno è uno strano italiano, però poi ha tutte le caratteristiche degli italiani. Il nonno è un self-made man, viene da una provincia, si ritrova mandato da Albertini a Londra senza sapere una parola di inglese e aveva 20 anni, no, cose straordinarie. Hai ragione Peppe a essere diciamo molto affascinato dal vecchio, da senior. E questa sua ascesa fino a diventare un personaggio, andava alla Scala e lo applaudivano mentre entrava nel palco, quindi insomma era riuscito, e ha i suoi figli, sia a Luigi, cioè al padre di Andrea, sia a Ettore. Il povero figlio Luigi era stato mandato in un collegio mi sembra vicino a Torino, non mi ricordo adesso, a Moncalieri. Ecco, a Moncalieri, esatto. Ed era tempestato dalle lettere della madre e anche del padre, che volevano avere i risultati. Il povero Ettore si ritrova nella stessa situazione, viene mandato nello stesso liceo, e non era come suo fratello. Io sono su questo tipo di versione. Cioè, aveva un altro carattere, non amava questa competizione, non voleva essere il primo della classe. Tanto che a un certo punto, quando lui aveva più o meno 18 anni, il padre dice: dobbiamo mandarlo a tutti i costi a fare il militare, perché così acquista disciplina, si rafforza, eccetera, eccetera. Tanto che la madre, invece, che lo amava molto, devo dire, Mantica amava moltissimo Ettore. Lo proteggeva. Quindi Ettore arriva con questo carico da 90 sulle spalle e viene mandato negli Stati Uniti con questo fratello maggiore, cioè Luigi, che invece primeggiava anche lì, perché era il primo nella sua classe a Long Island, già scriveva nel diciamo giornale scolastico, era dinamico, aveva le sue amicizie. Invece Ettore era un bratile. Non so se ho risposto, non so se... Aveva anche amici, però aveva tanti amici, non è vero che fosse, cioè non era, voglio dire, non era competitivo, non era uno che brilla, ma per esempio aveva un sacco di ragazze, cosa che mio padre non ci ha mai detto, e aveva molti amici, ma anche sono venuti fuori nella ricerca che ho fatto, amici in Giamaica, alla Cornell addirittura lui aveva una funzione anche sociale della mensa, doveva, c'è un nome che adesso non mi ricordo, per cui doveva organizzare, tenere la disciplina, mangiavano, vabbè. No, io penso, intanto rispondo a Beppe sulla questione del rapporto padre-figlio, fra che spiega poi Ettore, del rapporto fra il vecchio Barzini e suo figlio. C'è una famosissima aneddoto che voi forse conoscete, ma che in qualche modo spiega tutto, tutto no, ma spiega qualcosa. Che Barzini senior negli anni 30 faceva abbastanza fatica a lavorare, non si trovava, si sentiva inadeguato, e fa anticamera, credo da Ciano, dopo tipo 3 mesi che chiedeva di essere ricevuto, perché voleva, non so che cosa voleva da Ciano, e mentre è lì che aspetta un'ora lì in un'anticamera, nessuno lo fa entrare, così esce dalla porta di Ciano mio padre, cioè suo figlio. Mano lo abbraccia, lo saluta, così dice: allora mi raccomando, in Cina, qua là su giù. Mio padre lo vede, non sapeva assolutamente che fosse lì, si alza, lo acchiappa da parte e gli dice:
Gibò, mio padre lo chiamavano in famiglia Gibò. Ma come si può farti ricevere da questi potenti? Io faccio una fatica. E papà rispose: papà, è semplice, uso il tuo nome. E questo è la chiave di come è stato furbo, intelligente e stratego Junior a dire: ok, ho preso sto coso, c'ho sto nome, c'ho questa eredità, e sai che ti dico, ne faccio qualcosa, cioè non mi pongo il problema di competere con mio padre, mi pongo il problema di usare il primo gradino, è quello più importante, voglio entrare al Corriere della Sera, c'ho questo nome, mo ci riesco a entrare, e ci ha messo un anno, ma dopo un anno c'è entrato, c'era 22 anni. Questa concretezza, diciamo, lo ha salvato dal confronto col padre, perché lui ha fatto quello che voleva fare, ha cercato di fare, sapeva, riconosceva il credito, insomma il debito che aveva nei confronti della vita, perché era nato. Ettore è il contrario, cioè Ettore non, tanto ovviamente non aveva questo tipo di motore sotto, era un uomo diverso, come dici tu Simona, era anche malinconico in certi momenti, era anche adorato dai suoi amici, mentre mio padre ha avuto pochissimi amici, ha avuto molte persone, mio padre, che lo stimavano, che si divertivano con lui, però lui non aveva continuità nell'amicizia, invece Ettore ce l'aveva. Io ho scoperto delle lettere in cui lui dice: quando torno in Italia fa il giro degli amici, e siamo già in epoca di guerra, così, per andarli a trovare, gli amici che aveva avuto in Somalia e così. E per rispondere a Beppe sull'ultima cosa che voglio dire, è che sì, era un uomo avventuroso, cioè Ettore era uno che quando era in mezzo a un incendio del magazzino in Somalia, ha passato la notte in pigiama a salvare le persone. E così, i salvataggi che ha fatto durante la guerra nei bombardamenti, era in prima fila in situazioni molto pericolose, perché il bombardamento implicava quasi immediatamente un incendio e tu dovevi correre mentre cascavano le scale, i piani, a salvare la gente mentre il fuoco ti bruciava intorno. E lui l'ha fatto per 6 mesi prima che poi lo arrestassero, l'ha fatto e ha preso pure una medaglia al valore, ha avuto una medaglia al valore nei giorni in cui fu bombardata anche la casa in cui viveva col nonno e con la zia Emma. Peraltro lì c'è, Beppe l'avrai visto, ci sono delle lettere di Senior di descrizione del bombardamento e della casa senza più finestre, con la pioggia che entra, con tutti i bauli, con le carte che loro cercano di recuperare mettendoci degli asciugamani sopra, i mobili mezzi infangati, meraviglioso, in cui la chiave di Senior stupenda, e dice: a sud entra il vento di scirocco con la pioggia, a nord entra la tramontana. Vabbè, ha avuto un coraggio totale Ettore, era un incosciente, non era affatto, voglio dire, una persona mediocre, meschina o che faceva i suoi calcoli, no, era un uomo molto generoso. Poteva, questo di nuovo, chi vuole rispondere, leggendo il libro viene, uno si affeziona a questo personaggio così diverso, viene da domandarsi più volte, ma poteva andare a finire in un altro modo, oppure sono quegli incroci della storia, del caso, per cui, vabbè, cioè poteva essere salvo. Tu ti sei fatto un'idea che l'epilogo drammatico di questa storia poteva essere diverso? O cosa? No, perché Simona lo sa meglio di me, perché l'abbiamo ricostruito tutte e due quelle poche ore che hanno, diciamo, creato il destino di Ettore. È lui che si è consegnato. Cioè lui, che si chiamava Ettore non a caso come l'eroe dell'Iliade, non aveva nessuna necessità di consegnarsi, cioè le SS si presentano al suo ufficio, lui non c'è, miracolo, la segretaria riesce a chiamare casa e a dire: dite al signor Ettore di non passare all'ufficio, che ci sono le SS, siamo a Milano, siamo l'11 dicembre 1943, Ettore viene a mia zia Emma, che era in casa, corre ad avvertire Ettore che è in un cantiere, lui in quel periodo stava lavorando come capocantiere, gli dice: non andare in ufficio, ci sono le SS. Mio nonno, che era l'uomo più svagato, più distratto del mondo, credeva ancora di essere chissà chi, siamo nell'inferno, cioè Milano nell'autunno del 43, siamo all'inferno, dice: no, ma che succede?
che cosa vogliono da mio figlio, e si presenta nell'ufficio di Ettore, dove questi dell'SS gli mettono una pistola davanti e dicono: se tuo figlio non viene, prendiamo te. La cosa viene detta a Ettore e tutti, compresa credo mia zia, in modo un po' tiepido purtroppo, gli dicono: guarda, vecchio senatore non rischia niente, entro qualche ora lo rilasciano, perché tanto non sa nulla della tua attività, è notoriamente un simpatizzante di Mussolini. E lui invece, proprio per questa sua morale profonda, che è importante, da Don Chisciotte, io non faccio un danno a mio padre per un'attività che è solo mia, io sono responsabile di quello che sto facendo, non è, si consegna alla morte. Quindi non poteva che andare così, per come era fatto lui, perché era veramente un uomo morale, era un Don Chisciotte, come diceva sua sorella. Simona, si poteva, poi dopo quando è stato arrestato ci sono stati alcuni tentativi, alcuni passaggi, e anche lì la sensazione da storica è quel periodo complicatissimo, incasinatissimo e crudelissimo. Si poteva fare qualcosa di più oppure no? Che impressione hai avuto? Io direi che a quel punto era molto difficile fare qualcosa di più, ma la cosa... Perché la situazione era quella che era, naturalmente. E la cosa che a me ha colpito è, diciamo, in un certo senso una cosa che ha appena detto Andrea. In fondo la superficialità del padre, cioè del vecchio, di Barzini di Senior, nel senso che lui non ha capito niente di Salone, cioè non ha capito quello che stava succedendo a Salone. Il povero Barzini vecchio ha un alibi, il suo alibi è che lui di politica non ha mai capito assolutamente niente. Era un bravissimo giornalista, però non aveva capito assolutamente niente di quello che era il fascismo. Mentre Ettore ci abbiamo persa. Ettore, l'avete perso? Sì, per un attimo sì. No, dico, Barzini Senior non aveva capito assolutamente niente, mentre Ettore sì, aveva capito. Allora, quando è stato arrestato il padre di Andrea, cioè Junior, perché Junior è stato arrestato, perché proprio prima di sposarsi, immediatamente dopo le nozze, adesso non mi ricordo meglio, bene, ma sicuramente Andrea lo sa meglio di me. Spieghiamolo per chi ci ascolta, è stato arrestato. Lo spiego io velocemente. Mio padre viene arrestato nella primavera del 40, perché lui era corrispondente del Corriere della Sera da Londra e aveva redatto un memoriale contro la guerra che il direttore Borrelli del Corriere della Sera spedì a Mussolini, il quale si inferocì, dice: questo Barzini stia zitto, non c'è cosa che ci insomma è un ostacolo alla gloria d'Italia, qualcosa del genere, che aveva scritto con De Grenet, che poi è finito alle Fosse Ardeatine, quindi un diplomatico, e l'aveva scritto con l'istinto di cuore, di dire: guardate che ci mettiamo in un guaio infernale, perché l'Inghilterra si sta preparando alla guerra in modo serio. E l'Inghilterra era l'Inghilterra, cioè aveva un impero alle spalle, quindi lui aveva visto e descritto per il Corriere i preparativi militari al sud di Londra. Quindi lui era, dopodiché per una serie di altre ragioni è finito nei guai, perché aveva chiacchierato, aveva fatto un gravissimo errore, aveva parlato con un ufficio stampa dell'ambasciata inglese a Roma, dopo che la moglie, Giannalisa Feltrinelli, era stata fermata anche lei per aver parlato male del duce a una cena, e la cosa era stata risaputa. Quindi mio padre era con la Feltrinelli, sua prima moglie, appena sposata, nel cuore di quel mondo, diciamo, anti-tedesco, anti-guerra, in cui c'era anche dentro, voglio dire, gli industriali del nord, una parte del Corriere della Sera, lo stesso Galeazzo Ciano, cioè c'era tanta gente, il re Umberto di Savoia, che però ovviamente non ha avuto l'ultima parola, perché Mussolini ha fatto in tutt'altro modo. Quando l'hanno arrestato, non è l'arresto di Ettore, che è un arresto di un uomo consapevole, cioè mio padre era, proprio perché il suo era un gioco nella quale contava comunque sempre di più la professione in sé,
che non l'idea tua. Lui, quando l'hanno arrestato dopo 40 giorni a Regina Coeli, gli hanno chiesto di firmare un pentimento e lui l'ha firmato. Quindi non aveva la consapevolezza politica, come non ce l'aveva, appunto, giustamente Simona diceva, come non ce l'aveva il vecchio Barzini. Però il padre, in qualche modo, quando è stato arrestato il figlio maggiore, appunto Barzini Junior, si dà molto da fare. In quei 40 giorni in cui è in carcere, lui, il vecchio, vede tutti, parla con tutti, e in un certo senso era ancora Barzini, e quindi si convince, vero o non vero, che le sue amicizie erano tali per cui aveva salvato il primo figlio, per ritornare poi al discorso di Ettore. Dopodiché va bene, Luigi Barzini va in confino, va in confino ad Amalfi, eccetera, eccetera. Quando Ettore viene arrestato, il vecchio Barzini è ancora convinto che, intanto per il suo nome, ma intanto perché aveva tutta una serie di amicizie al alto locale, per così dire. E quindi lui è, le lettere che Barzini Senior manda, manda poi alla figlia, per dirle che aveva corrisposto con Ettore a Fossoli, sono impressionanti, diciamo, per la sua superficialità. Cioè, il vecchio è ancora più che convinto che Fossoli sia una sorta di campo di lavoro piacevole. Sì, dice, era abbronzato. In sanda di Polini, a Fossoli, perché dice, no, per Ettore gli mandava sì delle lettere, che sono delle lettere molto rassicuranti. E questo forse è un dato in più dell'eroismo, se vogliamo. Sì. Di posso... perché dice, ma no, qua stiamo bene, vabbè, c'è la censura ovviamente, stiamo bene, sto organizzando il campo. E Barzini Signor scrive a Emma, la figlia, guarda che sta bene, anzi in buona salute, ha le tripoline, viene mandata a Matthaus con le tripoline. E lì c'è poi... prego. Volevo introdurre un altro elemento. Io penso chi legge il libro, leggerà, e vale veramente la pena... cercare di offrirgli qualche chiave di lettura, perché probabilmente di tutta la vicenda Barzini, quindi dal capostipite senior fino ai figli e a voi, quindi i cinque figli di Junior, magari uno poi si appassiona e ricostruisce, però volevo che fosse provare a fornire un'altra chiave di lettura che io ho trovato in questo libro. A me è sembrato molto moderno, molto contemporaneo Ettore, mentre invece e tuo padre, di cui ripeto ho una grande ammirazione professionale, e lo ripeto per l'ennesima volta, secondo me in Italia ancora oggi, il Corriere, lo dico anche perché ci lavoro da 25 anni, non è sempre generoso con i suoi figli, con me lo è stato molto, con tuo padre meno e con altri, e la storia la vedo anch'io, però tuo padre, al di là della grandissima qualità della tecnica giornalistica e anche del linguaggio, tuo padre è modernissimo per come scrive, molti altri sono invecchiati malissimo, questa è la cosa che colpisce uno che fa questo mestiere, però ci sono alcune cose familiari invece che sono veramente datate. Tu parli per esempio le conoscenze, siccome io vengo da una famiglia borghese, mio padre faceva il notaio, mio figlio per fortuna maschio fa l'agricoltore e non fa il giornalista. Come Ettore. Guarda quanto sono contento, fa l'agricoltore, fa altre cose, cioè, ho un allieva che si chiama Severnini, le fanno passare, gliene dicono di tutti i colori sui social, poverina, manco è mia. E allora, per dire, quindi la mia storia familiare è diversa, però mi colpisce questa modernità, anche diciamo di Ettore, perché aveva una sensibilità contemporanea, aveva interessi contemporanei, aveva altruismi contemporanei. Tuo padre, se posso permettermi, lo dico da lettore,
prendendo dal nonno, avevano questa cosa che io ricordo anche nella mia famiglia. Mi sembra di vedere mio padre, che era del 17, era molto le conoscenze, l'importanza, ma non cose disoneste, però tutto si risolveva perché tu conoscevi questo, poi non l'abbia... mentre Ettore era più nuovo. È una lettura sbagliata, cara Simone e caro Andrea? Simona. Mi vuoi lanciare una palla, perché non è una risposta facile, nel senso che dunque, io continuo a ripetere che il vecchio, che è il fondatore di questa famiglia, per alcuni aspetti è modernista, anche per quello che scrive, al di là che lui ha inventato un po' il giornalismo, perché ha inventato, come diceva lui, ho inventato il fantastico, ho inventato eccetera. Però su questo, per carità, lascio a voi che siete dei uomini di comunicazione mediatici che l'analisi dei testi. A me sono piaciuti, devo dire sì, c'è retorica, eccetera, però mi sono piaciuti molto sia quelli del padre che quelli del figlio. Tu dici è vecchio. Però insomma è vecchio fino a un certo punto, forse in quello che scrive, però questa è una moderna famiglia italiana, è una famiglia che rompe tutte le tradizioni, se vogliamo, che risalgono agli Albertini, cioè che risalgono a una borghesia, ecco, se, a una borghesia milanese peraltro, insomma lombarda, anche se Albertini aveva altre origini, ma comunque una borghesia lombarda, che era invece, diciamo, la conservazione progressista, quanto vogliamo, però Barzini è un self-made man, il capostipite. I suoi figli, diciamo, si arrangiano, sì, con le conoscenze, ma questo è molto italiano. Anche, diciamo, anche il padre di Andrea è uno che al Corriere della Sera ci arriva, e ci arriva in parte con le sue forze, con sì, le sì, sue perché, forze. È vero, perché Albertini in quel momento non contava Albertini, niente. Albertini è antifascista, sta a Roma, è odiato ormai, il povero Balzan non sa bene che cosa fare, perché Balzan proteggeva la famiglia, questo non c'è alcun dubbio, però diciamo il vecchio voleva ritornare disperatamente al Corriere dopo l'America, fallisce in America e vuole tornare al Corriere, quindi è un assaliare, e invece poi al Corriere ci va il figlio, e giustamente il direttore del Corriere di allora dice: due Barzini no, per favore, me ne basta uno solo. Quindi è una famiglia moderna, dopodiché il padre ha il vecchio, ha il coraggio di rompere tutto e di andare a fondare un giornale in America e di portarsi la famiglia, non la moglie che c'aveva il piccolino con lei, poi non... No, no, ma anche lei ci ha vissuto. A un certo punto, avanti e indietro ci andava, però questo è molto moderno, è molto moderno. Di prendere e andare così, e i suoi figli li fa educare tutti in America, ma non è il caso che anche Andrea ha vissuto molto negli Stati Uniti, cioè è una famiglia, io continuo a considerare una famiglia italiana, però è una famiglia che acquista tutto quello che vuoi di modernità. Io però, scusa Simona, risponderei a Beppe su un altro, su un tema diverso, cioè sì, sicuramente mio padre è stato, io ho avuto un padre modernissimo, cioè era un appassionato, per esempio, proprio perché era americano, non so, a casa nostra negli anni 50 c'era già il frigo americano, la lavatrice, cioè lui voleva avere le cose contemporanee, e era contemporaneo in tutto, cioè nel modo in cui si muoveva nel mondo, cioè era un uomo assolutamente, diciamo, in questo senso inappuntabile. Però secondo me il tema che Beppe sta cercando di cavare fuori da noi è un po' un altro, cioè quello della sensibilità di Ettore, che gli permette di capire i tempi, mentre la macchina infernale del cavallo da corsa, che era mio padre, come era stato suo padre, a volte non ti permette, proprio perché sei sempre lì a cercare
l'aneddoto, a trovare la chiave, a dire la cosa più spiritosa, più intelligente, a essere tu lì a fare, eccetera, non ti permette quella femminilità, quella, diciamo, quella compassione, cioè di compatire le persone, che era necessaria per capire quello che stava succedendo. Cioè, il dialogo tra Ettore e suo fratello Gibò, prima che Ettore partisse per Londra, nel dicembre del 40, quando Gibò doveva decidere se sposare la Feltrinelli o meno, l'ho inventato, ma l'ho inventato su degli ingredienti e delle lettere che sfioravano questo tema. Cioè, Ettore, che era finito a Genova a lavorare per un ufficio, diciamo, collegato sempre alle banane, ha visto la miseria, ha visto la crisi economica, perché l'Italia, che mio padre non vedeva perché viaggiava altissimo, l'Italia stava male, la gente stava malissimo, hanno cominciato i licenziamenti, c'era, insomma, Mussolini ci ha messo nei guai con la guerra, prima in Etiopia, che è stata costosissima, e in Spagna successivamente. L'Italia nel 40, lo stesso impero africano era andato a rotoli, non avevano più soldi per fare tutto quello che avevano promesso di fare. Ettore, questa gente, la povera gente l'ha conosciuta, Ettore la miseria l'ha conosciuta, ha compatito, ha capito cosa stava succedendo, e la sua indignazione, il suo accettare poi di entrare in giustizia e libertà, ha a che vedere con questo tipo di carattere, no? Purtroppo, quando corri molto, e come è stato nel caso di mio padre, devi selezionare molto, e ci sono tante cose che ti devi perdere per strada, perché 24 ore sono 24 ore in un giorno, insomma. E un ultimo giro, la mia domanda è questa, è una cosa più stilistica riguardo al libro. Io ho apprezzato, e secondo me lo rende anche molto, molto interessante per persone che non fanno necessariamente i nostri mestieri, quindi lo storico, il regista, il giornalista, lo scrittore, gli scrittori, eccetera. I dialoghi, la scelta di trasformare queste informazioni in dialoghi, avere queste parti narrative. Io all'inizio ero rimasto un attimo perplesso, mi sembra che il primo riguardi la California, se non sbaglio, il primo. Sì. Poi si ripetono più volte, ma ammetto che danno grande movimento al libro. Se ci spiegassi, tu l'hai accennato adesso, cioè su cosa si basano queste... Quante informazioni avevi e quanto ci hai messo del tuo? Tieni presente che io sono allievo di un giornalista coetaneo, esattamente di tuo padre, un anno di meno, che è Montanelli, che su questo modo di raccontare la storia, cioè di colorarla molto, perché dice l'importante è dare il senso, il succo, e poi ne parliamo. Gli storici, vero Simona, mi sembra che mi ricordo che me lo ricordo fino io che ero un ragazzo, insomma, quando uscivano la storia d'Italia, mi ricordo alcune delle accoglienze che ha avuto, diciamo, è un'operazione diversa, però diciamo lo scopo finale è simile, cioè cerchiamo di rendere attraente e comprensibile la storia a chi magari è meno abituato a leggerla. Ci spieghi sì. Un po'? Io intanto è un tabù di famiglia che ho dovuto rompere, perché mio padre odiava, leggeva ogni tanto del giornalismo tipo d'Espresso degli anni 60, in cui dicevano Scelba entrò nella stanza, guardò con aria adirata Andreotti e gli disse e allora che vogliamo fare? E mio padre diceva ma che ne sa il giornalista di cosa ha detto Scelba Andreotti chiusi in una stanza, e si arrabbiava tantissimo, per cui per me l'idea di fare dei dialoghi dovevo andare contro gli insegnamenti paterni, che so che non mi avrebbe perdonato questa cosa, come peraltro non la perdonava neanche a Montanelli, perché lui diceva ma non è possibile che scriva questi libri di storia in cui li fa dialogare, insomma, vabbè che dobbiamo essere appetitosi, appetibili, però uno deve essere nella scrittura. E invece questo mi interessa troppo, perché da Montanelli queste informazioni non sono mai riuscito a estrarre, sapeva la mia ammirazione professionale
Io andavo lì col libro New York e dicevo, ma ti rendi conto? Questo, tra l'altro, Senior ha fatto la prefazione a Junior in quel libro, lì me lo ricordo. Questo libro è 1930, questo aveva 21 anni, 22 anni, e scriveva già un libro così, parlando di tuo padre. E poi gli portavo questo, gli portavo questo, gli portavo il libro sull'America. E lui mi dava, mi raccontava, però la risposta non l'ho mai avuta. Quali erano i rapporti, scusami ma ci tengo troppo, i rapporti fra i due, essendo coetanei e chiaramente dotati di enorme talento e ambizione e dello stesso giornale? Non erano amici, sbaglio? No, erano amici, erano competitivi in un modo feroce, nel senso che proprio era come mettere due galli di quelli da combattimento in una stanza, e uno diceva una battuta e l'altro gli rispondeva e l'altro gli rispondeva ancora, cioè non si mollavano mai, ma erano in realtà molto diversi, nel senso che ambedue avevano un'ambizione lunare, diciamo. Però Montanelli è un uomo che ha consapevolezza della storia, cioè un uomo che dice, ok, mo ci sono i democristiani e io vado a studiare, mo ci sono il centrosinistra, mi oppongo, se mi oppongo però lo faccio in un certo modo. Mio padre, in questo ha ragione Mieli nella prefazione, è un uomo che si è adattato molto di meno. Era un uomo che doveva in questo competere con suo padre, per cui la vera misura di mio padre era la scrittura, non la fama, diciamo, dell'essere citato. Mio padre, per esempio, non ha mai avuto rapporto con la televisione. La televisione nasceva negli anni 60 come telegiornali, come dibattiti. Montanelli ha capito subito che sarebbe stata importantissima. Mio padre la disprezzava, il suo... Ho visto dei suoi documentari. Non ti ho sentito. Ho visto delle sue produzioni televisive americane interessanti. Con lui, bellissima, quella sugli italiani è bellissima, della CBS, ma lui lo considerava come una specie di, vabbè, siccome ho scritto un libro, allora mi fanno fare anche questa roba qua, no? Non aveva capito quanto era importante la rivoluzione della televisione, non l'ha capita, anche la chiamava la scatola delle cretinerie. E con Montanelli questo rapporto si misurava sul fatto che mio padre diceva, io cerco di scrivere delle pagine che restano, e quindi sto al tavolo di lavoro per scrivere una pagina, ci metto un giorno. Indro ci mette, scrive, non so come fa, e sta di qua, sta di là, scrive quei libri di storia uno dietro l'altro, ne pubblica tre all'anno, ma non è così che si fa. Ecco, questa era la sua punto di vista, che era ovviamente competitivo, e in qualche modo sapeva che Montanelli era più bravo di lui nelle relazioni politiche, sociali, amministrative, industriali. Cioè, Indro ha fondato un giornale che esiste ancora. Mio padre negli anni 60-70 dopo non ha più, si scriveva un pezzo ogni tanto, scriveva sull'Europeo, poi ha fatto i libri, però è come se Montanelli avesse una marcia in più in quel senso, era molto più furbo, ecco, diciamo, mio padre non era furbo. Ma aveva intanto, però tuo padre aveva creato un giornale che era il Globo, mi pare, no? Un giornale di economia. Sì, che è durato però due anni. Non è un giornale che è durato. Sono d'accordo con te, ma voglio rispondere alla domanda. Gli storici fanno un altro mestiere. Io, per esempio, non sarei capace di scrivere i dialoghi, eppure sono una. Io credo molto alla storia, diciamo, divulgata. Credo fino in fondo. Perché penso che però la storia deve essere documentata innanzitutto. Dietro ogni libro c'è un grossissimo lavoro, dura anni addirittura, sono lavori di documentazione. Andrea in parte ha capito qual è la fatica poi di stare negli archivi. E infatti il complimento che uno storico, una storica può fare ad Andrea è un bel libro di storia. Andrea, sei stato proprio bravo, perché non è assolutamente facile. Detto questo, è chiaro che se uno fa la biografia, io ho fatto una sola biografia di Tamia ed è la biografia di Barzini Senior. Mi ci sono appassionata in un modo totale, però con tutti i problemi che può avere un biografo quando si mette, parlo sempre a livello di storica naturalmente,
un biografo storico quando si mette a raccontare un personaggio che ti affascina. Io me ne sono quasi innamorata del nonno, nel senso che lo trovavo di un fascino incredibile. Sono vecchietta, per cui è chiaro che mi piaceva quel fascino. Detto questo, di fronte a una saga familiare, di fronte a un personaggio come Barzini Senior, la tentazione l'ho avuta anche io, lo riconosco, di romanzare appena. Io mi ero un po' limitata a fare solo delle piccole introduzioni, però ho cercato di far parlare i documenti. Poi è chiaro, Andrea è un narratore. È un narratore e quindi riesce benissimo a fare i dialoghi, li fa sulla documentazione. Cioè, sono due mestieri. Questo volevo dire, me l'ho dimenticato, ti interrompo. Tutti quei dialoghi che ho fatto sono tutti presi dalle lettere. Cioè, se Ettore scriveva la mamma, un episodio, un capitolo intero su Gibò che decide di dare a Ettore una fidanzata perché non vuole farci l'amore perché ha fatto il voto di castità, che tra l'altro io lo trovo grandioso. un tema assolutamente non contemporaneo, ma molto bello. È vero, nel senso che io ho trovato proprio una lettera di papà alla madre che dice: sai, ho avuto la tentazione, anzi glielo proporrò, di passare pazzi a Ettore perché non voglio rompere. Del resto è successo quest'estate a Milano, quando Ettore è venuto in Italia, che io avevo questa qui che non mi mollava così, e ho detto a Ettore: ma perché non la corteggi te e me la togli? E la cosa ha funzionato benissimo. Quindi queste cinque righe della lettera, io ci ho fatto un capitolo. Che però è vero quello che si sono fatti. Hai ragione, però Andrea, allora ti ricordo una volta che ci siamo incontrati e che tu hai detto: bisognerebbe fare una soap di questa famiglia, una soap televisiva. Sei un regista, facciamola. Esatto, io sono pronto, se ci chiamano ti chiamo. Ok, allora io ho visto che sono 57 minuti, abbiamo anche lanciato la nuova serie televisiva, lo proporremo a Netflix, The Barzinis, questo è molto interessante. Così volevo chiudere con l'autore e chiederti proprio in un minuto, è la domanda più stupida ma è anche la più utile per chiudere, secondo me. Spieghiamo a qualcuno che magari non ha letto i libri di tuo padre, sa vagamente chi era tuo nonno e probabilmente non sa nulla di tuo zio, magari non sapeva neanche dell'esistenza. Questo, secondo me, usa anche un sacco di colleghi e non sanno che sia esistito qualcuno. Adesso lo sanno grazie al tuo libro, e infatti tuo zio Ettore, come ho detto, ti sarà molto riconoscente, gli hai fatto un regalo meraviglioso. Diciamo in un minuto, lo lascio a te e poi chiudiamo, perché leggere questo libro in un periodo così incasinato, complicato, per tanti motivi che non ripetiamo ma che sappiamo tutti? Dico una cosa che ho già detto, ma la ridico velocemente: è il senso del sacrificio. Cioè l'Italia, l'Europa, è nata dal sacrificio di questi uomini che in una brevissima stagione di follia, gli anni 43-45, hanno deciso di rischiare la vita in nome di un'idea più alta, addirittura per giustizia e libertà, il Partito d'Azione, che poi si è purtroppo estinto. L'idea era europea, loro volevano creare, erano nauseati di quello che stava succedendo, erano pieni di rabbia, di dolore per i morti, per le guerre, per le torture, per le deportazioni, per gli ebrei massacrati a casa loro e deportati. Avevano questo nel cuore e hanno pensato in tanti, non tantissimi, ma in tanti, di fare un sacrificio a costo anche di rischiare la vita. Concludo, perché il sacrificio è la cosa che ci manca di più in questo momento incasinato. Cioè, degli esempi che non sono lontani, sono alle radici del nostro convivere qua, della democrazia che si è creata dopo la guerra in Europa, in Germania, in Francia, in Italia. Questo senso del sacrificio ci manca un po' e lo dovremmo recuperare, perché ci aiuterebbe a vivere meglio e essere meno rancorosi, tutti, ognuno che vuole la sua cosa, che se mi tolgono la cosa mi arrabbio. Cioè,
E questo esempio a me è servito tanto anche nella mia vita personale. E questa è la ragione, secondo me, più profonda per raccontare dei personaggi come Ettore. A me è successo di raccontare Ettore, ne sono ben felice, ma sono tanti, insomma, i personaggi di questo tipo. Minuto. Quindi, grazie Andrea Barzini, grazie Simone Collarizzi. Il libro è questo e vi assicuro che vale la pena. Grazie a tutti e grazie alla Fondazione Corriere della Sera che ci ha ospitato.